Eccoci, buonasera a tutti. Siamo alla seconda puntata, chiamiamola così, di questo 2021. Oggi con me c'è un'amica, prima di tutto, una sportiva, una delle più importanti di questa città sicuramente, senza dubbio per quanto riguarda, diciamo, il mondo acqua, il mondo nuoto. E oggi, visto insomma l'ospite d'onore, mi faceva piacere introdurla in maniera un po' speciale, quindi eccoci. Rullo di tamburi. È con noi Giulia Ghirardi. Ciao Giulia. Ciao, ciao. Devo dire che visto che insomma rapporto, ormai ci conosciamo da anni, oggi non mi sono preparato niente, ma proprio niente, quindi andremo un po' a braccio. L'obiettivo è restare nei 30 minuti soliti e come sempre non ci resteremo, però insomma è un anno importante per te. Stranamente in un anno dispari ci si allena per le Paralimpiadi, per le Olimpiadi in generale, per le Paralimpiadi per quanto ti riguarda, e quindi partiamo dalla fine in qualche modo. Perché insomma ti starei allenando, immagino, nonostante le difficoltà, e quindi com'è prepararsi per un'occasione così importante in una situazione difficile come questa? Sicuramente è importantissimo, doveva essere tutto l'anno scorso e abbiamo soltanto rimandato di un anno. Adesso è il momento in cui ovviamente bisogna prepararsi perché tra qualche mese ci sarà l'inizio, speriamo, di queste Olimpiadi. E quindi sì, la preparazione ormai, vabbè, era iniziata l'anno scorso e l'abbiamo dovuta interrompere per poi riprendere. Sicuramente l'anno scorso, quando abbiamo interrotto tutto, c'è stato un momento un po' di, non so come dire. Adesso cosa si fa? Perché non erano ancora state rimandate le Olimpiadi, noi eravamo tutti fermi perché era giusto star fermi, però eri un po' combattuta da una parte, ok, sto ferma, dall'altra, oddio, devo fare le Olimpiadi. Però vabbè, dai, poi l'hanno rimandata, adesso siamo qua pronti per allenarci e farle bene. Speriamo che sia la volta buona. Tra l'altro tu, Speriamo correggimi se sbaglio, veramente. arrivi da campionessa del mondo in carica, giusto? No, Non perché i come mondiali che ho vinto medaglia, no, non erano quelli vecchi, nel come medaglia. Ce n'è 2017. stato uno di mezzo? Ce n'è stato uno di mezzo, 2019. Aia. Un argento e un bronzo, l'oro è andato via. Lo so che tra l'altro, scusami, no, sempre la stessa persona, nel senso che tu quando hai vinto in realtà avevi toccato per seconda, giusto? E poi Sì, però è andata stato. bene. Infatti, Quella va volta lo lì è andata stesso, bene. eh. Lo diciamo così perché siamo tra di noi, tanto non ci sente nessuno. Vabbè, ogni tanto ci vuole anche un po' di fortuna, eh. Uno si Le regole allena, sono fa le regole dello nuoto, sport, esatto. quella lì ci vuole Esatto. sempre. Io ho scritto 100 metri rana, non sono stato a specificare la categoria, che è un mondo, devo dire, un po' sconosciuto per i non addetti ai lavori. Quindi provi a raccontarci in maniera semplice e veloce come si dividono le categorie nel nuoto paralimpico. Sì, allora, sono 10 le categorie di disabilità fisica e 3 visiva. E diciamo che il numero più basso è chi ha più problemi, oppure meglio dire meno funzionalità, mettiamola così. E poi dopo si va a crescere fino alla classe 10. E c'è una classe per delfino, dorso e stile. Una per la rana e una per i misti. E quindi abbiamo una visita che praticamente in base alle nostre abilità ci assegna un punteggio e ti assegna una categoria dove cerca di mettere insieme tutti quelli che hanno le stesse funzionalità, anche perché nel mondo essere tutti uguali è un po' difficile. Quindi E ci comunque rimani nella anche categoria? quando. No. Ci si Come rimane nella dico? categoria o ci sono delle sorte di verifiche?
Dipende dal tipo di disabilità. Se tu hai un problema degenerativo, allora ti dicono che sei rivedibile dopo 1 anno, 2 anni, insomma, ti danno loro la data e quindi poi dopo riguardano, oppure se è una cosa definitiva, insomma, sei confermato a vita. A meno che non cambino il sistema. E poi Quello dopo importante. all'interno di ogni categoria ci sono varie tipologie di disabilità, quindi c'è qualcuno che magari parte dal blocco in piedi, qualcuno che parte dall'acqua, qualcuno che si vede nuotare soltanto con un braccio, chi con due, insomma, un po' tutto, chi senza, Mondo è un po' vario. tutto diverso. Intanto faccio vedere qualche immagine di te in vasca che avrai una velocità tripla rispetto a quanto andrei io, forse, a parte che io a Avanti, rana me sì, la avete cavicchio a stile libero anche qua vedo delle robe che veramente non riuscirei a fare neanche se mi allenassi 6 mesi, ma questo è un altro discorso, no, sul tema dei limiti. Però voglio fare un passo indietro perché chi ci sta seguendo dalla tua pagina sicuramente insomma conosce bene il tuo percorso, però non tutti ci seguono la tua pagina. Siamo in diretta anche sulla pagina del Comune di Parma, sulla mia personale. Siamo per la prima volta incredibilmente live su Twitch. Primo esperimento, vediamo insomma come andrà. E tu in realtà, sportivamente parlando, nasci come ginnasta, fino a sì. che, dimmelo tu, nel 2000 e a 16 anni. Fino a che nel 2010, durante un allenamento, io facevo trampolino elastico, mi sono completamente persa in un salto. E, un po' come quando uno si addormenta e sembra di cadere nel vuoto. E, io mi sono ritrovata, insomma, di schiena, sempre, sul telo. E in appoggio, poi dopo sono rimbalzata, non so cosa sia successo in aria. Fatto sta che mi sono ritrovata in appoggio sulle braccia a non sentire più le gambe. E dopo hanno fatto degli studi per cui praticamente è scoppiata una vertebra e niente, io poi dopo ho perso l'uso e la sensibilità, insomma, dall'ombelico in giù, diciamo. E poi da lì ho fatto ovviamente tutto un percorso di riabilitazione. E dove mi mancava lo sport perché l'ho sempre fatto da quando avevo 4 anni e quindi l'adrenalina, soprattutto della gara, la fatica dell'allenamento di tutti i giorni, era sensazioni che mi sono sempre piaciute, ho sempre vissuto da quando sono piccole e ovviamente cioè, proprio mi mancava questa cosa e quindi da lì ho deciso io devo fare qualcosa e allora ho deciso di nuotare. Com'è arrivata la piscina? Perché il nuoto? Il nuoto perché è l'unico sport in cui sei tu, nel senso che non hai una carrozzina, non hai una protesi, non hai niente. E quindi dovevo, cioè volevo essere io e non avere niente. Quindi era il mio corpo che doveva fare qualcosa. Tu non è che hai detto andiamo in vasca, vediamo se diverto, e tu vado alle Paralimpiadi. No, no, se magari. Quello Però vabbè, sei il sogno da quando sei piccola, eh. partita con l'idea delle gare, non sei partita con l'idea di andare in vasca per divertirti. Assolutamente, assolutamente avevo l'idea delle gare perché è quello che io ho sempre, insomma, anche quando facevo trampolino mi allenavo tutti i giorni, facevo le gare, per cui era quello che a me piaceva e piace ancora. Però in acqua da piccola tieni conto che la mamma mi portava il corso di nuoto, ma io non entravo in acqua perché avevo freddo. Quindi questo era il mio nuotare. E poi dopo però, insomma, mi sono buttata e ho deciso che sarebbe stato il mio sport. Sì, volevo fare le gare, ma non sapevo dove sarei arrivata o comunque che livello. A me all'inizio bastava gareggiare. Poi dopo è andata bene e gara dopo l'altra, insomma, siamo qua. Allora, intanto prima di passare al prossimo argomento, saluto un po' di gente che ci saluta, ti saluta. Ovviamente seguono, sono qui per seguire giustamente più te che me. Vedo questo scrive fantastico, grandissimo. Parlo italiano dalla Scozia, penso di interpretare. Ezio che ci segue spesso mi fa piacere. Saluto Laura, saluto Umberto che tra l'altro è fratello.
nonché agente di Calaiò, ex attaccante del Parma, che ti fa una domanda, e quindi passiamo alle domande del pubblico che ci segue. Quali sono le maggiori difficoltà alla preparazione alle Olimpiadi in periodo di Covid? Banalmente, adesso ne dico una io, visto che il tema ce l'ho avuto sulle spalle anch'io. Quella facile mi rubi, nel senso che il nuoto è da sempre lo sport in cui si fa più fatica a ripagare i costi con quanto può contribuire l'atleta, e quindi insomma con meno atleti che possono andare in vasca, riuscire a aprire le piscine è molto complicato. Però poi immagino che non si limiti a questo dal tuo punto di vista, anche perché tu sei andata a nuotare, se non sbaglio, a Modena in questi mesi. Sì, è stato, infatti, anche quando eravamo chiusi anche a marzo, insomma, dell'anno scorso, mancava l'acqua, perché un conto è fare un po' di palestra a casa, insomma, ti puoi tenere un minimo in forma, però il contatto con l'acqua è una cosa che, insomma, non perdona niente. E quindi questo fondamentalmente è stato il problema più grande. E anche adesso, quando avevano appena richiuso, cos'era, novembre, insomma, c'è stato almeno 10 giorni in cui bisognava capire come fare. Io adesso sì, sono andata a Modena perché, insomma, adesso l'allenatore è là, e hanno aperto la piscina, sono stati, insomma, i primi più o meno in zona ad aprire, e quindi un po' tutti, diciamo, un po' tutte le squadre di nuoto di Parma, provincia, dintorni, si sono tutti un po' spostati dove riuscivano ad aprire le piscine, perché sì, come dicevi tu prima, non è facile. Ti fa i complimenti Sonia, ti fa i complimenti Antonio, li salutiamo. Bisogna un po' riprogrammare le giornate di giorno in giorno, ma secondo me qui ormai è un po' per tutti, funziona così. Uno dei commenti più belli, intanto saluto anche Amin, Gian Pietro e Alfredo, lo fa Gabriele Balestrazzi. Ogni volta ci si incanta ad ascoltarti, è la lezione più bella dello sport, come sfida con se stessi. Con in più quello straordinario sorriso grande, Giulia. A proposito del sorriso, dico una cosa che ti ho detto prima al telefono, perché oggi in un momento di pausa stavo guardando su Facebook un post di Marco Montemagno, che ha evidentemente copiato il mio stile nel fare le live, a parte gli scherzi, che fa questo tipo di incontri con tanti ospiti anche lui, lui lo fa di mestiere a differenza mia, e chiedeva al suo pubblico: chi mi consigliate di incontrare e di portare sul mio canale? E una persona, uno dei commenti più votati era proprio Giulia Ghiretti, quindi io mi sono un po' casato nel fatto che tu eri ospite mia invece che sua, lasciamelo dire. Però anche in quel caso parlavano del tuo sorriso, che evidentemente è molto contagioso. Provaci a raccontare il tuo incidente. Avevi 16 anni, che è un'età complicatissima per una ragazza, per un ragazzo e per una ragazza penso ancora di più, perché insomma l'adolescenza è sempre molto difficile, stai diventando un giovane adulto in qualche modo, e però tutti rimangono incantati di come hai saputo reagire. Io devo dire che in passato ho avuto un altro paratleta, Daniele Cassioli, un altro ragazzo secondo me straordinario. C'è una cosa che vi accomuna, ma ci arriviamo dopo. Però la differenza è che lui è cieco dalla nascita e in qualche modo non ha perso qualcosa. Poi può nella crescita aver capito di non avere la stessa tutti gli stessi sensi che hanno gli altri, la stessa opportunità che hanno gli altri, però c'è nato in quella condizione. Tu ci sei arrivato in un'età delicatissima. Cos'è che ti ha dato, so che forse anche banale, non cos'è che ti ha dato la forza, ma come si fa a reagire così, visto che tante volte, insomma, spesso noi riusciamo a piangerci addosso per cose molto, molto banali, e poi però invece tu da un momento così difficile hai trovato la tua forza e il tuo percorso, perché oggi probabilmente noi e te non ci conosceremmo se tu non avessi avuto questo incidente, non avresti fatto le Paralimpiadi, non avresti fatto esperienze straordinarie. Assolutamente sì. Cos'è che mi ha dato la forza? Non lo so, non credo che ci sia qualcosa in particolare. Io penso di essere molto fortunata, avere persone intorno, l'aiuto di chi sta intorno, sicuramente la mia famiglia che non ha mai detto no, ma vediamo cosa c'è da fare, tiriamoci su le maniche e capiamo cos'è questa cosa
e andiamo avanti, affrontiamola. Se dobbiamo fare qualcosa, come facevamo prima, continuiamo a farlo e troviamo il modo di fare le cose. E questo credo che sia stato di grande aiuto. Io sono stata sempre molto curiosa di capire tutto quello che mi succedeva intorno e mi stava succedendo. A un certo punto, non posso dimenticarmelo, erano 2 o 3 giorni insomma che mi avevano operato, a un certo punto mi continuavano a cambiare ovviamente la medicazione. Ho detto, una volta che ho detto fatemi una foto che voglio vedere la mia cicatrice. Quindi io volevo capire cosa mi stavano facendo, com'era il mio corpo, volevo capire. E questo secondo me è un po' la chiave, essere curiosi. E ero molto curiosa del sapere cosa c'è dopo. Ok, adesso la situazione è questa, l'abbiamo capito, però io cosa posso fare? E quindi era questo, perché io volevo tornare, anche perché sai com'è, 16 anni, stare in un ospedale, ci sono stata 6 mesi, io volevo uscire e continuare a fare la vita che facevo prima. Poi ti dirò, mi sono anche divertita in ospedale, perché dove ero io era insomma un centro di riabilitazione. Ho fatto 2 settimane in neurochirurgia dove mi hanno operato, poi in un centro di riabilitazione dove ti insegnano a fare tutte le piccole cose senza le gambe, ovviamente, quindi dal vestirsi all'andare a letto, scendere, salire in macchina, andare sul divano, ritornare sulla sedia, insomma tutti questi piccoli passaggi che quando nasci, vabbè, automatico, no? Tu ti alzi, siedi dal divano, scendi e cammini, e qui devi imparare a farlo in un altro modo. E quindi c'erano anche altri ragazzi, ovviamente, vabbè, io ero la più piccola perché, insomma, a 16 anni, per fortuna, capita poche persone. E quindi ero anche un po' forse coccolata dagli infermieri, mettiamola così, però ci divertivamo. Poi dopo mi ricordo che molte volte non andavamo neanche in mensa alle 6, poi d'estate che aveva fame, c'era lì una cucina, quindi dopo la sera ci ritrovavamo tutti lì a mangiare qualcosa, ognuno quando tornavamo a casa al weekend prendeva qualcosa, la portava lì e poi c'era cibo per la settimana. Ci divertivamo, fondamentalmente dovevamo passare un po' il tempo, quindi è andata anche bene. C'era mio fratello che aveva 10 anni che diceva, però non vale, io devo andare a scuola e tu sei lì a giocare. E ho detto, insomma, meno male che l'ha vissuta così ogni tanto. Ascolta, delle cose che hai detto hai in realtà anticipato quello che dicevo prima io, che avrei voluto dire riguardo alla cosa che penso tu abbia in comune con Daniele Cassioli e che hanno tanti paratleti, credo, che è la famiglia, nel senso che dietro un'esperienza del genere spesso c'è una famiglia che ha saputo fare un lavoro straordinario, perché tu lo dici con la semplicità, lasciami dire, come se fosse normale. In realtà penso che sia umano andare in crisi, in difficoltà dopo un incidente del genere, soprattutto, come dicevo, a un'età del genere. C'è tua mamma vicino, la tiriamo dentro, ci riusciamo così, la carambata. Aspetta, provo. Mamma! Di farti vedere. Chiedono la tua presenza. Non era mai, lo so già, però noi ci proviamo, la carambata. Perché in realtà, veramente, io sono convinto che... Adesso vediamo. Bene. In realtà dietro questo c'è una famiglia che ha saputo crescere con dei valori, con dei principi, e tra l'altro, insomma, non a caso, quando ti abbiamo premiato col Sant'Ilario, correva l'anno, ricordamelo tu, 2014, 15, 16, non me lo ricordo, era il primo mandato. Mi ricordo che allora dovresti saperlo più tu, il primo mandato. Però l'assessore era Giovanni, che spero ci stia seguendo. Giovanni dice, voglio che sul palco venga tra tutti e due, siamo messi benissimo. Ricordo questo particolare, che la volontà era proprio di premiarti insieme alla tua famiglia, perché dietro le tue vittorie ci sta sicuramente la tua forza di volontà, la tua fatica, i tuoi allenamenti, però ci sta anche la famiglia, penso. Fatto in pullo nei commenti, ti arriva non solo per il lavoro che fai in vasca, ma anche per il sostegno alle frazioni, in particolare ai giochi, siete frazioni che sei sempre presente, ma avevo magari occasione per parlarne. Ti chiedo 2 cose sul tema paralimpico. Il primo è, che effetto fa oggi essere considerati degli atleti a tutti gli effetti?
quando il mondo paralimpico era molto diverso 10 anni fa. All'epoca c'era meno interesse e meno consapevolezza di quello che fa un atleta paralimpico, che oggi è prima di tutto un atleta. Una volta era un disabile, poco più. Allora, sì, però ti dico che io forse sono già entrata nel momento in cui... Hai beneficiato del lavoro degli altri. Esatto. Così tanto, ecco, non l'ho vissuta. Siamo atleti, credo che l'essere atleta sia appunto un modo di essere, non è la tua condizione, è la fatica di tutti i giorni, essere lì, determinazione, esserci anche nel momento in cui non ne hai voglia, fa tanto, cioè è un po' la vita che comunque hai scelto. E questo credo che sia atleta, poi ci si mette in gioco e tutti facciamo sacrifici, facciamo fatica, ovvio, magari qualcuno ne fa un po' di più, un po' di meno, ecco, è possibile questa cosa, però siamo tutti atleti, siamo tutti lì per metterci in gioco. Rio è stata l'esperienza più bella sportivamente e non solo? Beh, ti dico che ho l'Olimpiade, l'Olimpiade. Infatti, da una parte ho anche un po' paura di questo Tokyo così, perché avendo vissuto Rio, il calore poi dei brasiliani... Non potrei fare la stessa cosa, dici. Ma non lo so, magari sarà ancora più bella, però data la situazione, se me la devo immaginare adesso, in questo momento, ho tanti punti interrogativi, mettiamola così. E ovvio, quando ti dicono vai alle Olimpiadi, non sapevo cosa immaginarmi all'inizio. Poi una volta là veramente si è aperto un mondo, uno dice è un'Olimpiade. Devo dire che l'ho pensato nel momento in cui siamo entrati allo stadio nella cerimonia d'apertura. Perché comunque sì, prima avevo fatto un europeo, un mondiale, ma quando sei lì, che c'è questa cerimonia, entri nello stadio, chiamano la tua nazione con tutti gli sport, perché non è solo il nuoto, c'è veramente la pelle d'oca. C'è dei peli alti così, e entrare lì in quello stadio è veramente... Ti rendi conto che è iniziata una cosa diversa. A Tokyo... La nuotatrice da battere è la stessa, non fammi usare parolacce, che è arrivata davanti ai mondiali? No? Quindi sei tu. Cioè, ai mondiali 2019 sì, ai mondiali vecchi no. Dico 19. Hai cambiato. Possiamo fare qualcosa? Fuori gioco. Non si può fare niente. Fuori onda forse te lo dico. Di che nazionalità è? Allora, Rana, sempre nel centro Rana c'è una ungherese. Che comunque il centro Rana è la tua, il tuo ruolo di battaglia. Sì. Giusto? Diciamo di sì. Okay. Sì, sì. Quella un commento di Carlo. Incontro per caso e conosco sui social, solo oggi Giulia Ghiaretti, direi che è un esempio meraviglioso del concetto di resilienza. Grazie Giulia del tuo insegnamento e testimonianza. Mi fa piacere perché alla fine queste live che ho cominciato a fare qualche settimana fa, questa è la quinta se non sbaglio, avevano un po' questo scopo, no? Io l'ho chiamato fuori dal comune perché volevo raccontare storie che meritavano di essere raccontate e conosciute, e quindi insomma mi fa piacere se anche solo uno che magari non ti conosceva in città, ovviamente ormai sei conosciutissima, può essere arrivato a conoscere la tua storia, averne tratto qualcosa, mi fa molto piacere, vuol dire che insomma questo tempo è stato speso bene. Guardo se arrivano altre domande, tra l'altro mi chiedo chi è quella buona anima Pia, è l'unico che ci segue da Twitch, sono molto curioso, andrò a stringergli la mano, vuol dire che comunque la diretta, la diretta funziona, sì. Uno è anche su Twitch, canale aperto ieri notte, queste sono le classiche cose che quando uno lavora può fare di notte. A proposito di lavoro, cosa immagini, cosa vedi per te dopo il nuoto? No, vabbè, sicuramente adesso devo finire di studiare, perché sto facendo la specialistica e spero che di finirla. Sì, a Milano, giusto? Sì, sì, sì. Sì, adesso diciamo che con questa situazione
tutto online, quindi sono tornata a casa. Devo dire che io apprezzo questa cosa, è molto comoda, soprattutto anche per gli allenamenti e quando uno è in giro, avere la possibilità di rivedere le lezioni, di fare le cose online, è molto comoda. Non ti allora, dico che è la stessa cosa, ma è molto comoda. Arrivano un po' di commenti, vabbè, insomma un po' di sostegno anche per Tokyo e la Federazione Nuoto ti chiede cosa ti aspetti, anche se vabbè è banale, nel senso che penso che uno al tuo livello punti sicuramente di divertirmi, sicuramente uno, cioè almeno io mi aspetto di divertirmi, vai là ovviamente con l'obiettivo di fare bene, ma tutti ce l'hanno, quindi bisogna andare là, buttarsi e giocarsela fino all'ultimo. Sei un esempio per tutti noi, ti dicono, insomma, devi sapere, cosa vuol dire avere... Cosa si prova a sentirsi un esempio per gli altri? Fa un po' impressione, ti dico la verità. All'inizio dicevo, ma io, cioè, chi sono, cosa ho fatto, perché? Poi dopo magari ti rendi anche conto, quando uno ti dice Giulia, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? No, perché come dicevi tu prima, molte cose per me sono normali, ma ogni tanto mi rendo conto che forse a vederle da fuori non sono così normali e quindi mi fa piacere essere un esempio, anzi ti dà anche quel qualcosa in più che dice ok, sei sulla buona strada, insomma stai facendo qualcosa di giusto, non fai solo cavolate, non so come dire, e quindi cioè, a me rende anche, cioè, sono orgogliosa di questa cosa, mi fa anzi piacere, molto piacere. Non so se normale è una parola difficile forse da comprendere, però sicuramente non è comune, perché arrivare alle Paralimpiadi non è sicuramente un'esperienza comune, è l'apice per qualsiasi sportivo, un sogno per tantissimi sportivi. Tra l'altro quando ho incontrato Daniele nell'incontro gli ho chiesto insomma cosa prova uno che è il migliore nel suo sport praticamente da quando ha cominciato a fare sci nautico, ma non può fare le Paralimpiadi, 25 volte campione del mondo ma non può fare le Paralimpiadi, semplicemente perché le Paralimpiadi non hanno lo sci nautico come disciplina, quindi insomma chi eccelle in sport che non vanno alle Olimpiadi o Paralimpiadi purtroppo è privato di un'esperienza unica. Devo dire che le stesse Universiadi, io ho un amico, un ragazzo, un calciatore di Parma, Luca Mora, che quando era iscritto all'Università di Parma ha fatto le Universiadi in Cina e me l'ha raccontata come un'esperienza meravigliosa, unica, che il calcio in qualche modo insomma non vivo, snobba, perché non è il massimo evento, mentre di fatto in tutte le altre discipline le Olimpiadi o Paralimpiadi sono l'apice che uno sportivo può raggiungere senza ombra di dubbio. Intanto, è proprio bello l'insieme, sei nel villaggio insieme a tutti gli altri atleti, esatto, è proprio un contesto diverso che è difficile anche da immaginare, da spiegare se uno non lo vive. Va bene, farò in modo di farmi invitare alle Paralimpiadi di Tokyo, quindi andiamo a Tokyo. Noi tra l'altro siamo come serve tipo gemellati con Kagawa, che sembra una cosa, si chiama Kagawa sta città, e quando sono venuti a trovarci l'anno scorso mi avevano millantato un invito, io adesso gli scrivo, beh, io conto di andare a Kagawa ospite, che non è molto distante da Tokyo, per le Olimpiadi. C'è un commento un po' lungo che leggo. Sicuramente avremmo avuto tutto il sostegno, insieme. Anche vedevo prima il commento di Enrico Bergonzi, di tutto il Parma Quality Restaurant, che sicuramente sarebbe dovuto venire con noi per un periodo, insomma, anche in Giappone. Adesso vediamo. Qui c'è un commento interessante sul tema delle tecnologie per la riabilitazione e per lo sport. Lo leggo volentieri perché a Parma c'è un'azienda piccola che si è specializzata in questo, se non sbaglio, spero di non fare gaffe, ti hanno fatto anche la tua carrozzina, giusto? Campari? No, Campari. Campari no, non fa no, le carrozzine non le fa. Ah ok, avevi fatto la gaffe, però ho fatto lo spottone a Campari, quindi va bene. Campari no, diventa... perché diciamo che ci sono le ditte che hanno, le fa loro. Un po' complicato farla.
Lui si è specializzato in una serie di attrezzi per sport per disabili e insomma è una nicchia di mercato anche molto interessante. Io sono contento che ci sia un'eccellenza parmigiana in questo campo. Vedi, lui è salito all'onore della cronaca quando ha iniziato a fare dei parastinchi in carbonio, che non ricordo chi li usasse, credo Messi forse, era diventato famoso abbastanza nel calcio. Per sì, il calcio, ha iniziato con i calciatori. E poi invece con lo sport paralimpico ha trovato una nicchia molto interessante, perché poi appunto ogni disabilità è diversa e quindi ogni attrezzo deve essere costruito su misura per l'atleta, per riuscire a tirare fuori la miglior performance possibile. Anche da questo punto di vista lo sport è cambiato tanto fortunatamente e quindi si riescono a ottenere dei risultati diversi rispetto a solo 10-15 anni fa, insomma. Abbiamo sforato, che era insomma un po' sempre l'obiettivo sforare, e in chiusura ovviamente ti faccio un enorme in bocca al lupo per Tokyo, spero di fartelo là, vuol dire che sarò riuscito a scroccare l'invito, però così non dovete essere, visto che sarà oggettivamente difficile perlomeno immaginarsi dei viaggi, diciamo, per turismo anche sportivo come era prima del Covid. Insomma è molto complicato, sarebbe già un successo se si potessero innanzitutto tenere queste Olimpiadi e Paralimpiadi, e allo stesso tempo se il pubblico almeno locale potesse partecipare sarebbe un peccato, no? Tu dicevi l'esperienza, fare la cerimonia inaugurale senza pubblico non sarebbe una cerimonia inaugurale probabilmente, perché quella pelle d'oca che tu dicevi non penso che la si potrebbe vivere. E devo dire che anche ovviamente mia famiglia è venuta e anche dagli spalti però si è vissuto questo clima. Dicevano sempre, vederla in TV, l'Italia non arriva mai, lì è arrivata subito. È sempre la parte più lunga. Manuele chiede se ci sono già dei pacchetti per i familiari per venire a Tokyo, lo sai? Presto, immagino. Cioè, in questo momento, no, erano già stati venduti i biglietti. Però dopo hanno chiesto se li volevano rimborsati oppure rimandati per quest'anno e non si sa niente ancora per come gestiranno il pubblico. Speriamo che si possa fare insomma tutto bene. Tra l'altro devo dire che dall'inizio della diretta che ti invidio il caminetto lì, e quindi la prossima diretta se mi ospiti la faccio cosa tua. Io in allenamento adesso sono qua al caldo, fa molto scena, manca solo la cioccolata calda e stai da Dio. Grazie del tuo tempo, Giulia, è sempre ovviamente un piacere. Adesso al di là della chiacchierata nostra, sono contento che qualcuno possa averti conosciuto anche attraverso questo strumento. È stata come sempre una piacevole chiacchierata, in bocca al lupo per Tokyo, in bocca al lupo per il 2021, insomma ci vediamo in vasca, ti seguiamo, facciamo il tifo. In bocca al lupo a tutti, perché anche per voi è un bell'anno, direi quest'anno. Lo è per tutti, però insomma penso che per un atleta l'anno delle Olimpiadi sia troppo speciale, è un'occasione che non si può perdere, quindi insomma speriamo che possa filare tutto per il verso giusto e che tu possa toccare per prima senza che squalifichino nessuno, ma se squalificano qualcuno va bene lo stesso. Esatto. Noi la prendiamo. Sei davanti a te, ti festeggiamo lo stesso, non ci facciamo mica problemi, proprio nessun problema. Bisogna essere lì nel momento giusto, no? Esatto, perché poi si squalificò il primo, ma c'è un altro trattare il primo e la medaglia non la prendi mica tu. Esatto. Grazie Giulia, è stato un piacere. Grazie a te. Grazie per aver seguito in questa mezz'oretta insieme. Buona serata a tutti. Buona serata, ciao.